Di nuovo su Radio Yes, state ascoltando Voglio Vivere Così. Continuiamo a scoprire che cosa accade all'interno della nostra bella città entrando nel Teatro Greco. Perché entriamo nel Teatro Greco? Perché questa sera si svolgerà uno spettacolo assolutamente unico, perché racconterà un fatto di cronaca dell'epoca romana, di cui ci parlerà tra pochissimo il regista, e tra l'altro è una cosa che riusciamo a proiettare nel mondo di oggi. In che modo? Ce lo spiega proprio lui. Diamo il benvenuto e il buongiorno a Davide Lepore. Ciao Davide. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, possiamo intanto raccontare un po' ai nostri ascoltatori che cosa possiamo vedere da questa sera, anzi solo questa sera al Teatro Greco? Questa sera al Teatro Greco noi abbiamo portato in scena come opera musicale drammatica la storia di Beatrice Cenci. Chi era Beatrice Cenci? Allora, noi vediamo, no? Su Roma ci sono tante, c'è Lungotevere Cenci, Piazza dei Cenci, via Beatrice Cenci proprio. La famiglia Cenci era una famiglia del 1500 molto molto ricca e molto, molto in vista. E Beatrice Cenci fu vittima di una giustizia ingiusta, in quanto fu decapitata a Piazza Sant'Angelo, a Castel Sant'Angelo, con l'accusa di parricidio, ovvero insieme al fratello e alla matrigna hanno complottato per ammazzare il padre, Don Francesco Cenci. Perché è vittima di un'ingiustizia ingiusta? Perché lei ha subito molte violenze, diciamo è uno dei primi casi, è la prima che ha denunciato comunque le violenze del padre. Uh-huh. E all'inizio ha provato semplicemente con una lettera al Papa, all'epoca era Papa Clemente VIII Brandini, e con questa lettera la Chiesa cosa ha fatto all'epoca? Invece di fare qualcosa per salvare questa ragazza comunque dalle violenze del padre, ha denunciato la sua denuncia, andò dal padre dicendo, un monsignore andò dal padre dicendo, tua figlia ti ha denunciato, se non vuoi che questa denuncia venga fuori, quindi che tu vada dentro, darci varie proprietà, e quindi fu costretto a lasciare varie proprietà che aveva in tutto comunque la campagna romana, anche tutto quello che era soldi, tutto versato nelle casse dell'erario pontificio per tenere a tacere questa lettera di denuncia della figlia. Chiaramente il padre ha saputo questa cosa e ha dovuto sborsare tutto quello che ha dovuto sborsare, di conseguenza si è rifatto nuovamente sulla figlia continuando le sue violenze. Uh-huh. E a quel punto Beatrice Cenci, insieme al fratello Giacomo e al primogenito e alla matrigna Lucrezia Petronivelli, complottarono e insieme a uno dei servi, Olimpio Panzetti, uccisero il padre. Vennero scoperti, vennero condannati, torturati e condannati, e vennero tutti e tre condannati a Castel Sant'Angelo in piazza, furono decapitate sia lei che Lucrezia, la matrigna, e all'epoca addirittura la decapitazione avveniva con una spada. Sì. Mentre invece Giacomo fu addirittura squartato e i brani furono appesi ai quattro angoli del patibolo come segno, diciamo che fu un avvertimento a chi avesse fatto di nuovo una cosa del genere. Furono appunto all'epoca la nobiltà non veniva torturata, c'era questa regola che il nobile poteva non essere torturato, invece anche in questo caso fu abbattuta questa regola e furono comunque torturati tutti e tre, anche se nobili, e mm-hmm. quindi subirono insomma delle violenze molto pesanti da parte di, appunto, per colpa di un padre. Loro erano 12 figli, di cui soltanto 7 arrivarono alla maggiorità, e addirittura si racconta che quando il padre scoprì dell'avvenuta uccisione di due dei figli, addirittura festeggiò, in quanto il fatto che fossero morti due figli gli permetteva di non dover più versare dei soldi per loro, per farli vivere, per farli campare. Diciamo, questo Don Francesco Cenci, ecco, per non usare brutte parole, una brutta persona. E noi che cosa vogliamo raccontare? A parte questa storia bellissima, perché comunque una storia, lei fu giustiziata nell'11 settembre del 1599, esatto, e addirittura sì. Partì dal carcere che all'epoca sorgeva dove oggi c'è il Teatro Tordinona. Uh-huh. E lì all'epoca c'era il carcere. Sì. E si racconta che addirittura durante la sua esecuzione morirono 13-14 persone per la calca che si era formata, perché comunque il popolo era dalla parte di Beatrice. Chiaro, certo. Addirittura si narra che due o tre donne tornate a casa si suicidarono,
forse perché loro non trovarono il coraggio di denunciare una violenza subita. E quello che noi vogliamo raccontare, noi abbiamo attraverso una piccola stanza all'interno del palco, dove invece vive una donna dei giorni nostri, e vediamo anche lei comunque vittima, lo si capisce dai segni che ha addosso e dalle reazioni che ha, perché lo spettacolo comincia con il fantasma di Beatrice Cenci che consegna un diario a questa donna, e attraverso la lettura di questo diario si narra tutta quanta la storia, e capiamo che anche questa donna è vittima di violenze, e grazie a questo diario, insomma, a quello che legge, troverà la forza di reagire, di uscire da questa stanza prigione, chiamiamola così, e quindi di tornare verso una libertà. E quello che noi vogliamo in qualche modo far capire è che è vero, non bisogna fare in modo che la vittima diventi carnefice. Esattamente. Purtroppo poi alla fine, appunto, una vittima che subisce cose di questo genere, per questo lei è stata proprio sulla targa che c'è a Beatrice Cenci, c'è scritto vittima di una giustizia ingiusta, in quanto sì, è vero che lei ha ammazzato il padre, però lei era sottoposta a delle cose. Però ha denunciato più volte, ecco, quello di cui era, non ha fatto niente, anzi ne ha approfittato per portare nelle tasche del Radio Pontificio più soldi e più proprietà, e non hanno fatto niente per salvarla. Alla fine lei, come si dice, alla fine chi fa da sé fa per tre. Esatto, ma sai qual è la cosa inquietante, Davide? A parte moltissimi complimenti per questa idea di creare un parallelismo tra una storia di cronaca dell'antica Roma e l'attualità che ci circonda ogni giorno. Alla fine non è cambiato niente. Esattamente, la cosa inquietante è proprio questa, che le denunce vengono poi perse, no? Nell'oblio, perché molte donne si trovano a denunciare e poi purtroppo le troviamo sulle pagine dei giornali dopo aver denunciato già più volte. O non vengono credute, o comunque le persone che attuano queste violenze dopo un anno, dopo due anni, sono di nuovo fuori e la prima cosa che fanno, vanno a vendicarsi. Esatto. E quindi succede poi quello che succede. Ma questa infatti è la denuncia, è proprio quella, è che alla fine solo noi, volendo, cioè solo la donna, trovando la forza di denunciare determinate cose nella maniera giusta, può mettere fine a una violenza subita. E questo parallelismo, appunto, con la donna moderna vuole raccontare proprio questo. Lei attraverso il diario riuscirà a trovare la forza, farà un tentativo già una volta, ma non riuscirà a uscire da questa stanza, e alla fine invece troverà la forza per farlo. Però comunque rimane il discorso che non bisogna portare una vittima a diventare carnefice, perché sennò si passa dalla parte del torto immediatamente, cioè non è vero, sì, è subito violenza. Esattamente, però, ma poi si genera un meccanismo che non finisce mai, no? Non finisce più, è un cane che si mangia la coda. Esatto, esatto. Purtroppo questo succede anche nell'ambito della pedofilia. Molto spesso i pedofili sono persone di cui è stato abusato nell'infanzia, e quindi, certo, insomma, ma certo, ma come dicevamo, rientra in quei meccanismi che non malati, hanno fine. La gente è malata, perché comunque un padre che ha 12 figli e 5 addirittura non arrivano alla maggiorità, uno Giacomo, il primogenito, è in esilio in Spagna senza nessun aiuto da parte del padre, che comunque la famiglia Cenci è una famiglia ricca, certo, e senza nessun aiuto, addirittura si festeggia la morte di due dei figli perché non si devono più sborsare soldi per mantenerli, cioè è veramente la follia, esattamente. La follia, assolutamente. Senti Davide, questa è un'opera ideata da Simone Martino, tu quando hai deciso di curarne la regia, perché ti sei appassionato a questa storia? Cioè possiamo capirlo, perché sicuramente un gran lavoro, ma spiegaci qual è stata la tua esperienza in questo caso. Guarda, la mia esperienza è stata questa: quando Simone Martino, appunto, che è l'ideatore insieme a Giuseppe Cartellà, che sono Simone è l'autore dell'idea e anche di tutte le musiche, l'orchestrazione, tutto il lavoro musicale che è veramente enorme, e Pino Giuseppe Cartellà si è occupato del libretto, delle parole, dei testi, e mi hanno presentato questo progetto che chiaramente la storia mi ha affascinato immediatamente. E purtroppo non avevamo molto tempo, in quanto appunto la finale di stasera, noi facciamo parte di un concorso di 4 musical, si chiama Domani Forse Broadway, al Teatro Greco, e non si aveva il tempo di rimettere su in scena uno spettacolo vero e proprio e fare un allestimento vero e proprio, per cui approfittando, insomma, anche dalla conoscenza mia del musical e di quello che avevo visto comunque in giro per il mondo, ho cercato di portare il più possibile a un concerto che raccontasse
appunto la storia. Loro sono tutti in costume, ma non abbiamo movimenti scenici se non da parte appunto di Beatrice nella sua piccola stanza e della donna moderna nell'altra sua piccola stanza. Mm-hmm. E è tutto portato a livello di concerto, loro sono in costume, abbiamo questo diario che ci porterà appunto, abbiamo, ho dovuto per forza di cose tagliare tutto quello che era il dialogo, perché veramente una messa in scena vera e propria sarebbe stata in un mese, sarebbe stata insomma un po' complicato da mettere su, per cui abbiamo avuto quest'idea, del diario che ci racconta appunto e sostituisce quello che sono i dialoghi, ed è praticamente nel giro della notte la storia appunto di questa donna che legge questo diario e nel giro della notte ci racconta tutta la storia che appunto abbiamo raccontato prima. E l'idea, il piacere, perché comunque ho a che fare con dei professionisti, tutti ragazzi interpreti e comunque tutta gente che arriva da tournée europee, mondiali, nel Corpo di Notre Dame e lavori di questo genere. E quindi il cimentarmi con la passione mia del musical, persone di questo calibro, in più ho sentito le musiche, erano bellissime, la cosa mi ha appassionato, mi sono messo lì sotto a tirar fuori idee e niente, siamo arrivati a poche ore da questo spettacolo, stremati ma molto molto contenti sicuramente. Sì, assolutamente sì, anche ti ripeto, i tecnici sono veramente gente di un calibro molto alto ed è stato un piacere lavorare con loro. Io non so se li vuoi nominare tu o li posso nominare io. Prego. Prego, fallo. Per interprete abbiamo Sharon Alessandri appunto che interpreta Beatrice, Angelo Verdecchio che interpreta Giacomo, il primogenito, Claudia Paganelli che interpreta Lucrezia, la matrigna, uh-huh. E Luca Marconi che interpreta appunto Lizio Calvetti, il capo della servitù che gli darà una mano nel complotto, uh-huh. E poi abbiamo Ilaria De Angelis che appunto è la donna moderna, e Marco Manca che farà la parte del Bargello. All'epoca il Bargello era il poliziotto, il detective della situazione, e Paolo Gatti che invece è il giudice sadico che torturerà loro e che metterà poi la sentenza appunto di condanna a morte. Ecco, un cast ricchissimo per aver organizzato tutto in poco tempo, come dicevi tu, Davide. Senti, parlavi di ciò che hai visto nel mondo, quindi sì. Hai cercato di riportare un po' quello che è stata la tua esperienza all'estero. L'idea è molto, si rifà molto come messa in scena, soprattutto per il fatto che loro li vediamo apparire soltanto nel momento che cantano in costume, l'idea è molto simile a quello che è stato l'anniversario dei Miserabili, del decennale dei Miserabili, dove hanno allestito un concerto meraviglioso. Chiaramente lì sono Londra e Broadway e noi facciamo il nostro piccolo, però appunto chiamandosi la manifestazione a cui partecipiamo, domani forse Broadway, un occhio io ce l'ho buttato in quanto appunto amante di musical, ne ho visti tanti, tanti, sono appassionato, è la prima volta che mi cimento con la regia di una cosa del genere e devo dire che forse il gruppo e occasione migliore non potevo trovare, e loro era tanto già che ci lavoravano, perché comunque per scrivere un'opera del genere almeno un anno e mezzo di lavoro alle spalle c'è stato per quanto riguarda musica e testi, e anche i ragazzi che loro avevano comunque contattato avevano già lavorato insieme in un'altra opera 2 anni fa, insomma si conoscevano tra di loro. Ho trovato un bel gruppo affiatato che si è comunque fidato e affidato a me, in quanto comunque da parte mia ho curato anche tutto quello che è stata la scelta poi nell'interpretare le canzoni, nel come interpretarle. C'è stato un lavoro d'équipe molto molto bello e ripeto, la cosa che mi ha fatto piacere è io da sconosciuto arrivato in mezzo a questo gruppo, ho dato le mie idee, sono piaciute, si sono affidati a me, devo dire che alla fine il risultato io sono più che felice e più che contento. Allora un grandissimo in bocca al lupo per questo lavoro. Assolutamente, crepi. Però volevo ricordare ai nostri ascoltatori, insomma, che tu riesci a farci dare un occhio sul mondo anche attraverso il tuo lavoro di doppiaggio, il tuo eccellente lavoro di doppiaggio, direi. Sì.
Beh, tanti anni che lo faccio, ecco, sono quasi 38 appunto. Anni che lo faccio. Quindi, insomma, non sono due giorni, hai vinto anche il premio come migliore voce maschile di un cartone animato, attribuito tra l'altro dalla giuria del Gran Galà del doppiaggio, esatto, quindi sì, qualche anno volevamo, fa, ecco, contro alieni. Esattamente. È un mondo, quello molto, molto, molto particolare, il mondo del doppiaggio, e ultimamente, anzi, è stato un po' bistrattato da qualcuno, però è un mondo che ti insegna tanto. Io ho avuto la fortuna di cominciare che ero piccolissimo, avevo 7 anni, e quindi di lavorare a fianco dei signori doppiatori quali Amendola, Rinaldi, chi per loro, e è una grossa scuola, è una grossissima scuola, ed è un lavoro bello. Noi lo diciamo sempre scherzando, meglio fare il doppiaggio che lavorare, ma anche noi in radio, sai, lo diciamo spesso, esatto, ma perché comunque per quanto stai 9 ore al giorno chiuso dentro una sala in piedi, arrivi la sera stravolto e stanco, certo. Però è un lavoro che ti dà la possibilità di fare 1000 cose diverse, 1000 tipologie di personaggi diversi, e di usare la voce in tanti modi, è sicuramente un bellissimo mestiere. Poi l'ambito dei cartoni animati lo è ancora di più. Infatti sì, ho la curiosità di chiederti che cosa ti diletti, che cosa ti diverte di più, se appunto il cartone animato oppure il film. Ma, io mi porto appresso ormai da tanti anni 2 personaggi che sono nel cuore delle persone, che sono Milhouse dei Simpson, esatto, e Chris dei Griffin. Sai che abbiamo avuto uno dei due tuoi papà qui da noi? Ah, sì, c'è avuto Mino. Te lo faccio ascoltare, senti un po'. Sì. Momento. Ma questa è Radio Yes? Incredibile. È papone. È papone. No, quello è proprio lui. Sono veramente, mi rimangono nel cuore, Milhouse soprattutto. Sono ormai quasi 24 anni che lo faccio e rimane nel cuore. Poi ripeto, come ho detto prima, il nostro mestiere è talmente ampio che personaggi particolari, sai, io quando ero piccolo ne ho fatti tanti, molto importanti, come Shining, Kramer contro Kramer, certo, sì. Piccolo Lord e quant'altro. Quando cresci chiaramente diventa un po' più selettiva la cosa, ma soltanto per un fattore vocale, no? Cioè, chiaro, c'è la prima attore, certo. E chi può fare sia il primo attore che il caratterista. Ecco, io diciamo verto un pochino di più sul carattere, quindi anche sono più divertenti anche a volte da fare i personaggi. Adesso ultimamente ho doppiato un personaggio bellissimo in un film strepitoso, che se non so se avete già visto, un film svedese che è preso dal libro Il centenario che scappò dalla finestra. Non ancora. È un film svedese straordinario, ho preso da questo libro, e faccio un personaggio che è veramente fuori dal mondo. È stato un divertimento, una fatica e un divertimento farlo, come un personaggio che può essere nella Maleducazione, dove facevo un travestito tossicodipendente, e lì è proprio ti si apre tutto un altro mondo, perché devi lavorare su 1000 sfumature, perché è vero che è un transessuale, quindi è molto femminile, però dall'altra parte c'è la medaglia che è un tossicodipendente, per cui è molto rozzo, quindi certo. Trovare una femminilità rozza nella voce è stato un lavorone, calcolo io addirittura per quel film feci 4 provini, e però poi la soddisfazione che il signor Pedro Almodovar che decide, sceglie, voglio lui, e quindi insomma per noi è una bella soddisfazione. Allora grazie Davide, spero di sentirti presto, in bocca al lupo per questa sera. Spero che riusciate a venire questa sera, se ce la fate ci fa piacere. Molto bene. Chiunque voglia venire comunque al Teatro Greco alle ore 21 questa sera andrà in scena l'opera drammatica Beatrice Cicci. Perfetto, grazie mille Davide, a prestissimo. Ciao, ciao, ciao. A presto. Abbiamo ascoltato Davide Lepore o Peter oppure Chris Griffin, non lo so, anche Milhouse un pezzettino. Va bene, noi ci sentiamo tra pochissimo per qualche consiglio su quello che succede in città proprio oggi.